Salutate ragazzi. Se gli vai addosso te lo porti a casa. Sì, un video. Beppe, padrone di casa, cosa vuole dirci? Sei contro luce. È una bella giornata. È una bella giornata, siamo quasi pronti per partire. C'è anche fumo. Effetti speciali, ci abbiamo tutto. Ebbene sì, noi non lo facciamo in post, ma li facciamo in live. Ok. Cosa vuoi dirci di questa quarta tappa? Ieri la terza è andata stupendamente e mi auguro che anche la terza vada allo stesso modo. La quarta. Ho detto due volte la terza. Sì. Mi auguro che anche la quarta vada allo stesso modo. Now greetings to the world. Voice of the one big Gangzilla alongside Skrillex. Stemfuno. Uwe. We must up the place, turn up the place and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the base and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the base and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the base and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Mash up the place. And make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Applauso. Un applauso per te. Grazie a tutti. Che com'è finita? Terzo posto. Terzo posto per il vecchione della Toscana, il Cappè. Dichiarazione, dichiarazione di sponsor. Medaglia d'argento per Guidus. Vieni. Dichiarazione di chi questa vittoria? No, non è una vittoria.
Primo e primo ha vinto, secondo me. A chi dedichi questo fallimento del secondo posto? Vorrebbero avere tutti. Tutti quelli che credono in me, non è quella la solita. Allora, non ce l'aspettavamo. Nessuno se l'aspettava. Primo posto, Bedside 84, il campione di casa. Bravo! Il padrone di casa e anche il campione di casa. Diciamola tutta, hai trucciato. Io ho vinto e va bene, ma a me di vincere nella mia, a casa mia non me ne può fregare di meno, nel senso che mi alleno, è vero che comunque gestisco tutta la situazione. Voi pensate che io volo tanto, Tetto ha vinto, perché ancora qui ci sono 17 persone. No, lo so. Ed effettivamente la vittoria di Giuseppe in questo caso non è solo il fatto che ha fatto il tempo, ma il fatto che ha fatto tutto il resto più il tempo. Quindi bravo, Beppe! Bravo Beppe! Grazie per queste parole. Vabbè, a questo punto io vorrei ovviamente ringraziare tutti quelli che sono venuti e spero che continuerete a venire fino alla finale, fino alla decima tappa. Ricordo che la prossima tappa sarà a Pistoia da Ale e da Andrea. E da Francis e da chi altro, adesso non mi ricordo tutti quelli che sono nel campo. A questo punto farei una cosa, visto che l'abbiamo promesso, farei fare la telefonata a Dave.